che quest'anno torna la pedalata ecologica alla Perangelica. Quando si svolgerà e quale sarà il programma? Siamo giunti alla sesta edizione, che già dalla prima noi dei Mulistracchi si è sempre puntato a valorizzare sia la nostra Perangelica e il territorio. Domenica, proprio per questo, andiamo a visitare i soliti nostri borghi, che è Serrungherina, Bargni, Pozzuolo. Anche quest'anno abbiamo l'occasione di passare nel Perreto di Cincini Fabio, che tra l'altro è anche il produttore della situazione della Perangelica, dove lì possiamo assaporare un po' questa nostra pera. Dopo il ristoro si prosegue, si va su a Pozzuolo. Insomma, un'altra giornata da passare in compagnia tutti insieme per chi vuol vivere l'emozione della mountain bike e anche assaporare dei prodotti, insomma, della nostra zona, via. Quest'anno, grazie a Marche & Bike Outdoor Experience, abbiamo l'opportunità del noleggio sulla mattina Serrungherina, quindi per chi vuol provare, anche per curiosità, di vedere come si svolge questa manifestazione, c'è la possibilità di noleggiarla mattina o eventualmente di prenotarla, che è più consigliato, così avrai sicuramente la bicicletta da taglia giusta, insomma, conviene prenotarla. Allora, quest'anno le iscrizioni le facciamo solo lassù al mattino, quindi ci troverete dietro, siamo nel solito posto, dietro il bar ristorante da Luisa, dove faremo quest'anno le iscrizioni. Abbiamo 4 punti di iscrizione, quindi tranquilli che non ci sarà fila, si svolgerà nel miglior modo del possibile. Valentino, quali sono i percorsi previsti? Come ogni anno abbiamo da mesi studiato i diversi percorsi per quale far passare e divertire i ciclisti. Come detto, toccheremo tutti i borghi dal territorio e quindi Serrungherina, Bargni e Pozzuolo, e poi tra salite e discese ci avventureremo nei vari passaggi. I nostri tracciatori, oltre a studiare nuovi tratti e a rendere la pedalata ogni anno diversa e suggestiva, hanno messo in piedi 2 percorsi, uno che abbiamo chiamato percorso corto con una lunghezza di 25 km e 600 metri di dislivello, adatto a tutti, anche per, diciamo, chi non ha esperienza nel mondo della mountain bike, e l'altro è un percorso chiamato lungo con 35 km con un dislivello di 1400 metri. Insomma, 2 tracciati che possono adeguarsi a tutti e permettono a tutti di godersi una bella giornata in bici, in compagnia e soprattutto di noi Mulistracchi. Vi aspettiamo tutti alla pedalata ecologica alla Perangelica.